Anzitutto grazie dell'invito agli organizzatori di averci portato in questo edificio che confesso non avevo mai visitato. Io prima di essere un matematico sono un geometra, nel senso che ho il diploma da geometra e ho qualche dubbio su questi soffitti così alti, ma comunque ormai la cosa è fatta, credo che non si possano più cambiare, no? Quindi li accettiamo così, soprattutto per esempio per quanto riguarda il riscaldamento, ma i romani non erano perfetti evidentemente, no? E quindi a volte facevano cose di questo genere. Partirei però dalla suggestione che ci ha dato padre Enzo Fortunato, perché ha detto quasi una parola d'ordine, che è cortile dei Gentili. Lui ha citato naturalmente la sua versione del cortile dei Gentili, che è il cortile di Francesco che si fa ad Assisi, ma qui a Roma e poi in giro per il mondo sono stati fatti sotto l'organizzazione del Cardinal Ravasi questi cortili dei Gentili, che avevano proprio quest'idea di mettere insieme religiosi da una parte e non credenti dall'altra. Io quando ho sentito di questa manifestazione o di questo tentativo di far dialogare i non credenti e i credenti, all'epoca non dico che mi ero esaltato, però ho detto speriamo di poter partecipare a queste cose, perché volevo dire la mia naturalmente. Però Cardinal Ravasi all'epoca mise le mani avanti e disse: noi vogliamo parlare con tutti, meno che con alcuni, che erano quattro persone, alcuni di quali forse voi conoscerete, Richard Dawkins, che aveva scritto un libro che si intitolava L'illusione di Dio, che fece un grande successo tra il pubblico anglosassone, poi Christopher Hitchens, che era un famoso polemista anglosassone, Michel Onfray, che aveva scritto un trattato di ateologia, e Odi Freddi, il quale aveva scritto un libro che certamente, se uno vuol dialogare, non deve scegliere questi titoli, che si intitolava Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, quindi abbastanza naturale, no? Che dice questi non li vogliamo. Poi però il caso, o tu diresti la provvidenza naturalmente, no? Ha voluto altrimenti, perché poi il mio cortile dei Gentili, diciamo un po' sui generis, l'ho poi fatto con Papa Benedetto XVI, per conto nostro l'abbiamo fatto e poi l'abbiamo anche poi in seguito, dopo tanti anni, pubblicato. E in realtà devo confessare, anche se non è un peccato, ma come si dice, spesso la gente confessa i peccati per prendersene i meriti, no? Quindi in realtà no, lo confesso volentieri, che effettivamente questo dialogo in parte mi ha cambiato. Non è una gran, diciamo, un grande outing, non è che questa sera confesso che sono diventato religioso e presto diventerò frate, no? Questo non è andata così avanti, no? Però mi ha insegnato qualche cosa che secondo me è perfettamente adeguato alla serata di oggi, appunto di questa sera, cioè il fatto che persone che sono contrapposte e perlomeno per il tema che mi sono scelto, cosa potrebbe esserci di più contrapposto che un Papa che non solo è un credente, ma è addirittura il capo di una chiesa che ha 1.200.000.000 circa, no? di fedeli, e dall'altra parte un ateo invece che non è il capo di niente, perché gli atei sono cani sciolti, no? Non c'è una chiesa degli atei in cui poi c'è un Papa, no? Perché altrimenti no, cesserebbe lo scopo. E quindi dicevo, due persone così lontane, uno penserebbe cosa possono dirsi se non fare un dialogo fra sordi. E quello che ho imparato è che proprio perché si è lontana, ad un certo punto, prima di tutto bisogna fare la prima cosa, che è quella che avete deciso che questa sera ci farete fare, anche se poi con Dacia Marini invece andiamo d'accordissimo, credo anche dal punto di vista teorico, non soltanto personale, quindi è quasi un dialogo fittizio, no? Ma prima di tutto bisogna stare a ascoltare, no? A sentire quello che gli altri dicono. Perché è facile pontificare, soprattutto se uno è un pontefice, ma non sono solo i pontefici che pontificano, anche per esempio le persone come me, che uno dice, ah io so la verità, conosco la verità, e quindi stai a sentire, no, che te la dicono, e poi dovresti appunto semplicemente concordare con me. Uno deve mettersi, e ci vuole anche una certa umiltà,
E questo soprattutto da parte di un Papa o di persone come lui, no? È una cosa abbastanza sorprendente, che uno abbia la pazienza di stare a sentire uno che va a fargli la lezione dicendo che Gesù Cristo non è mai esistito, no? Che i miracoli sono tutte cose che dal punto di vista positivista non sono mai successe, no? O cose di questo genere. Mi ricorda anche questo un episodio di quando ero ragazzo, che ad un certo punto avevo cominciato a seguire i miei maestri, ovviamente, in particolare di ateismo, uno dei quali era ovviamente Bertrand Russell, che tutti voi conoscerete, premio Nobel della letteratura, filosofo, matematico, che aveva scritto lui, tanto per cominciare, un libro che si intitolava Perché non sono cristiano, al quale naturalmente io poi mi ero ispirato per scrivere il mio Perché non possiamo essere cristiani, che era un po' più modesto, perché dire perché io non sono cristiano, uno potrebbe dire ma a me cosa me ne importa, sono fatti tuoi, no? È una questione personale. Io da logico e matematico cercavo di dare, diciamo così, delle motivazioni oggettive per cui non si dovesse o non si potesse addirittura essere cristiani. E ricordo che poi nella foga anche giovanile così di leggere non dico tutti i libri che Russell ha scritto, anche perché poi uno non farebbe altro nella vita se vuole leggere tutti i libri di Russell. Ha scritto 100 libri e ha vissuto 98 anni, il che vuol dire che almeno in un paio d'anni ha dovuto scriverne un paio, no? E non soltanto uno. Però nella sua autobiografia ad un certo punto ricordo un'autobiografia sterminata, anche perché un uomo che ha avuto molte vicissitudini nella vita, ha avuto tantissime conoscenze e soprattutto è vissuto molto a lungo, ad un certo punto raccontava di un episodio che per qualche motivo mi era rimasto in memoria. E questo episodio era legato a un signore che molti di voi conosceranno, si chiamava Rabindranath Tagore, che era un poeta bengalese, un grande letterato, che prese pure lui il premio Nobel per la letteratura, ma nel 1913, molto prima di Bertrand Russell. E questo, naturalmente Tagore, appunto venendo dal Bengala, era un indiano, era un famoso filosofo induista, che aveva una visione assolutamente contrapposta a quella di Bertrand Russell. Russell era, possiamo chiamarlo così, un positivista, soprattutto in quel periodo storico, pensava appunto che la matematica, la scienza, la logica, la ragione fossero il modo di guardare al mondo. Tagore la pensava esattamente al contrario, in qualcuno dei suoi saggi, che uno dei quali si chiama Sadhana, illuminazione, lui diceva: noi conosciamo l'infinito per esperienza diretta, perché ogni volta che facciamo un passo percorriamo un certo percorso, ma in realtà richiamando addirittura, forse inconsciamente per lui perché veniva da un'altra cultura, i paradossi di Zenone: un metro come facciamo a farlo? Dobbiamo fare metà e poi un quarto e poi un ottavo e così via. E lui diceva: ogni volta che noi facciamo un passo percorriamo infiniti punti, no? E quindi anche soltanto camminare, no? È un contatto con l'infinito. Due mentalità completamente diverse. E uno potrebbe pensare: ma si sono mai incontrate queste due mentalità, Russell e Tagore? E la risposta è sì. Infatti Russell raccontava nella sua autobiografia di questo episodio, e lo raccontava più o meno così, naturalmente cito a memoria e poi in maniera più concisa. Diceva: è venuto da noi a Cambridge, dove stava lui, in Inghilterra, questo pensatore indiano. A Russell stava un po' qua che Tagore avesse preso il premio Nobel per la letteratura e lui ancora no, poi ci volle molto tempo perché lui lo prese nel 1950 e Tagore appunto nel 1913. E disse: sono stato a sentire questa conferenza di Tagore in cui ha detto un sacco di cose senza senso, no? Così, tutte trascendentali, no? Così, metafisiche, eccetera. E poi dopo io sono salito sul palco, sono andato e gli ho fatto una bella lezione di logica, no? E questo è interessante, no? Però non so per qual motivo appunto questo episodio mi era rimasto impresso nella memoria. Molti anni dopo, decenni dopo, non dall'episodio ma da quando io l'avevo letto, mi è capitato di trovarmi a Calcutta in uno dei miei viaggi in India e sono andato a visitare l'università.
che si chiamava appunto Università Rabindranath Tagore, e questo nome mi ritornava, no? Così, e poi ho scoperto tra l'altro che l'università, che come potete immaginarvi in India, no? Le città sono popolose, le università sono grandi, quell'università lì era la casa di Tagore, che era di famiglia ricca, poi naturalmente aveva guadagnato molto con i suoi libri, no? E così via, no? E girando in quell'università mi è ritornato in mente quell'episodio di Bertrand Russell e mi sono chiesto chissà che cosa ne avrebbe pensato Tagore invece di quell'episodio, chissà se ha scritto qualche cosa al proposito. E naturalmente c'era una biblioteca, sono andato in biblioteca, c'erano infiniti volumi sulla vita di Tagore, biografia, autobiografia, eccetera. Ho cominciato a sfogliare e in uno di questi, nell'indice, trovo Russell. O dico, oh, allora vado a vedere, e infatti, manco a dirsi, Tagore aveva raccontato questo episodio in una maniera molto diversa, perché dice, sono andato a fare un giro di conferenze a Cambridge, no? E ho detto la mia, no? Conferenze che poi appunto erano state pubblicate. Dopo la conferenza sale sul palcoscenico un nanerottolo, no? Perché dovete immaginarvi, non so se voi avete mai visto le foto di Tagore, che era probabilmente alto 1,90, si vestiva con un saio esattamente come i francescani, no? Però senza i cappucci eccetera, un saio così, aveva una barba bianca, no? Questi capelli bianchi, no? Una figura veramente ieratica. Bertrand Russell era effettivamente piccolotto, no? Di natura, dice, sale questo nanerottolo che comincia a sbraitare, no? A dirmi delle cose con una voce chioccia, no? Perché chi di voi vuole sentire la voce di Bertrand Russell è registrata non in quell'occasione ovviamente, ma lui parlava effettivamente, no? Un po' così sopratono, no? E Tagore dice, e dopo un minuto sono salito in uno stato superiore di coscienza, no? E quindi uno si immagina Bertrand Russell che di sotto, no, agita il dito e gli fa la lezione, e Tagore invece, no, che sta vagando con la sua mente chissà dove. Ecco, quello non è stato un cortile dei gentili, non è stato uno di questi incontri, scontri, diciamo così, perché non si è stati a sentire l'altro, no? Ora però nel caso invece appunto del mio personale cortile dei gentili con Benedetto XVI, effettivamente era esattamente il contrario l'atteggiamento che lui aveva. Voleva stare a sentire, anche quando appunto le cose potevano essere paradossali o addirittura magari, tra virgolette, insultanti, perché uno va a toccare proprio la fede. E anzi, quasi stimolava, no? Dicendo, se uno non ha dei dubbi, no? e crede, quella fede è una fede che poi è invano, come avrebbe detto probabilmente Sant'Agostino. Cioè la fede bisogna metterla alla prova. Bisogna andare quasi a cercare coloro che ti dicono i motivi per cui secondo loro la tua fede è mal riposta, no? E poi cercare invece ovviamente, no, di rispondere, no? Ma non sedersi in panciolle, no? Essere felici della propria fede e non stare a sentire gli altri. E allora ho capito appunto, no, che questo era l'atteggiamento giusto. Io ho cercato di seguire la stessa cosa, lui ha fatto varie citazioni di libri nei colloqui che abbiamo avuto, e io me le andavo a cercare, mi sono cominciato a leggere, no, questi libri, e continuo naturalmente a pensarla esattamente come prima, credo anche lui, perché adesso naturalmente, no, ormai è passata miglior vita, però dal punto di vista suo e vostro forse magari continua a pensare, no? Però che cosa ho imparato appunto da questo incontro? Ho imparato che forse i due modi di essere, e adesso cercherò brevemente, no, di descrivere questi due modi di essere, forse non sono anzitutto due modi contrapposti. Questo noi siamo soprattutto in Occidente molto confrontazionali, dico Occidente perché Tagore per esempio veniva appunto dall'India, ma anche in Cina, no, come voi sapete, il simbolo dello yin e dello yang ad esempio, no, che non è una divisione di un cerchio in due parti come faremmo noi, no, bianco di qui e nero di là, ma ha questi incavi da una parte e dall'altra in cui il bianco penetra dentro il nero penetra dentro il bianco, e poi per aggiungerci un tocco anche nelle parti in cui penetra c'è un cerchietto col colore opposto, no? Quindi quasi a far vedere attenzione, perché sembra che ci siano contrapposizioni, ma spesso queste contrapposizioni sono invece complementarietà.
E addirittura nella fisica moderna, che come voi sapete agli inizi del Novecento ha subito un trauma, diciamo così, con la meccanica quantistica, perché è stata costretta ad affrontare un livello di realtà per il quale il linguaggio non era stato, non dico inventato, perché queste cose non si inventano, ma semplicemente sviluppato. Noi abbiamo sviluppato come specie umana, diciamo così, l'Homo sapiens, questo modo di comunicare. Però era un modo di comunicare che aveva a che fare col mondo, diciamo così, macroscopico, quello che ci circonda. E invece i fisici si sono trovati a dover descrivere un mondo che è talmente microscopico che sta oltre naturalmente la capacità dei nostri sensi, è percepibile solo attraverso le macchine e addirittura soltanto attraverso forse le formule così. Però tutti cercavano, i padri fondatori della meccanica quantistica, di capire quale fosse la metafisica di questa fisica che loro descrivevano, cosa ci fosse dietro a queste formule che poi funzionavano e che continuano a funzionare perfettamente, ma qual era la realtà, come si poteva immaginarsela. E l'idea di questi padri fondatori, cioè Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, eccetera, è stata un'idea interessante che solo recentemente ho scoperto, è esattamente l'idea che poi aveva Heidegger. E naturalmente anche qui uno va a calpestare dei terreni, no, che non sono i propri, perché prima ho citato appunto l'esempio che dava il titolo a questo primo intervento, cioè la contrapposizione, se vogliamo dirla così, tra scienza e fede, no? Tra religione e matematica. Però ci sono tante altre contrapposizioni. Per esempio, le filosofie, come voi sapete, sono divise in due grandi gruppi. La filosofia cosiddetta continentale, che è un po' la filosofia della scienza, che cerca di capire cosa fanno gli scienziati, quali sono i loro metodi, quali sono i loro risultati, quali sono i concetti che loro usano, no? Ed è un tipo di filosofia a prima vista contrapposto con quell'altra che è quella cosiddetta continentale, perché è quella che va per la maggiore, o andava perlomeno per la maggiore qualche decennio fa, nel continente europeo. Ed è una filosofia che paradossalmente parte dai lavori di un matematico che si chiamava Husserl, che è partito come matematico, ha fatto l'assistente di un famoso matematico che si chiamava Weierstrass, e poi però è scivolato in una direzione molto diversa, in quella che si chiama la fenomenologia, e allievo di Husserl è stato Heidegger, che è diventato forse il più rappresentativo filosofo di questo tipo di filosofia nel Novecento. Se voi provate a leggere Heidegger e provenite dal mondo da cui provengo io, cioè il mondo delle formule, della logica, della ragione, eccetera, quello che leggete vi pare un delirio. Anzitutto è un linguaggio completamente diverso da quello a cui siamo abituati, è un linguaggio che si basa sul tedesco e poi etimologicamente, con etimologie molto fantasiose, spesso risale ai greci. Heidegger ha addirittura in qualche modo rivendicato il fatto che solo i tedeschi possono effettivamente tra i moderni fare vera filosofia, perché la loro lingua è strutturata in maniera simile al greco e solo i greci, no, sono riusciti a pensare quello che poi i filosofi dovrebbero appunto pensare. E questa è un'altra delle grandi contrapposizioni che ci sono fra la filosofia appunto analitica cosiddetta, o il pensiero scientifico che poi questa filosofia interpreta, e dall'altra parte questa filosofia fenomenologica esistenzialista, no, di Heidegger. Eppure quando leggevo appunto recentemente il libro di un amico, professor Galimberti, che molti di voi conosceranno, l'introduzione a Heidegger, dicevo, ma guarda, non capisco le parole, però mi sembra di intuire delle cose che effettivamente si potrebbero capire, no? Vedo che ci sono dei filosofi che naturalmente, no, forse hanno avuto la stessa esperienza, o che pure magari vedendomi dal di fuori, no, dicono, eccolo qua, no, che sta cadendo, no, un giorno diventerà non soltanto religioso, ma anche, no, heideggeriano, no, e così via. Invece no, perché l'idea appunto è proprio questa, no, di cercare di capire che forse sono modi diversi poi di andare a descrivere cose che sono poi le stesse in un certo senso. E quando leggevo appunto che Heidegger diceva, ma noi dobbiamo risalire ai presocratici
perché solo loro dell'antica Grecia sono coloro che hanno pensato quello che lui chiama l'essere, no? E poi subito dopo, a partire da Socrate, poi ovviamente dal Socrate fittizio, no? E da quello reale, che poi invece era Platone che scriveva in nome di Socrate, in qua fino a Nietzsche, dice a lui, no, tutta la storia del pensiero occidentale, e non c'è altro pensiero secondo Heidegger, perché all'estero, naturalmente in Oriente non si pensa, anche Severino diceva le stesse cose, l'ho sentito con le mie orecchie, dice no, ma in Oriente non c'è filosofia, quella è un'altra roba, no? E così via, no? Ebbene, diceva Heidegger, tutte queste cose noi dovremmo in qualche modo superarle, no? E ritornare al pensiero dei presocratici. E la cosa straordinaria è che i padri della meccanica quantistica, ai quali alludevo poco fa, hanno cercato di fare esattamente la stessa cosa. Se voi leggete un libro come quello di Heidegger, pardon, di Heisenberg, qui adesso poi naturalmente uno passa nell'altro, no, e diventano un'unica cosa, no, come nei film, no? Il libro di Heidegger, che è invece di Heisenberg, che invece è uno dei padri della meccanica quantistica, che si chiamava Fisica e filosofia. Uno potrà dire sì, chissà che filosofia poteva scrivere un fisico, però attenzione, perché con un personaggio come lui insomma, bisogna essere guardinghi, perché quando Heisenberg era giovane arrivò alla fine delle superiori e aveva di fronte tre strade e in tutte e tre eccelleva e doveva decidere che cosa fare della sua vita. Una era la scienza, diciamo così, andava benissimo in matematica naturalmente, no? E quindi poteva intraprendere la carriera scientifica, ma andava anche benissimo in filosofia e quindi poteva fare quella via lì, e naturalmente era un ottimo pianista e dice, ma che cosa faccio, mi metto a fare il musicista invece professionista oppure no? Scelse una di quelle, scelse la scienza e poi la fisica, ma avrebbe potuto scegliere un'altra delle due, probabilmente sarebbe diventato un grande pianista o un grande filosofo, ma la filosofia gli era rimasta qua. E infatti scrisse un libro che si intitola Fisica e filosofia, che vi consiglio perché è un bellissimo libro di divulgazione, non c'è una formula dentro naturalmente, in cui dice esattamente le cose che diceva Heidegger. Dice, ma se noi vogliamo cercare di capire di che cosa sta parlando la meccanica quantistica, e non possiamo usare il linguaggio che è quello che la fisica ha usato dai tempi appunto di Platone fino alla fine dell'Ottocento, dobbiamo cercare un linguaggio che è qualcosa di precedente a questo, e cioè andare ai presocratici. Schrödinger, che veniva da una cultura leggermente diversa, perché era austriaco, e ovviamente Germania e Austria, benché parlino lo stesso linguaggio, hanno culture molto differenti, Schrödinger addirittura scrisse un libro che si intitolava La natura e i greci, in cui diceva esattamente queste cose. Poi si scopre tra l'altro che Heidegger e Heisenberg si conoscevano, hanno avuto addirittura anche loro dei dibattiti dal punto di vista filosofico, in cui cercavano di mettere insieme queste visioni. E allora quello che sto cercando di dire è che forse ci sono effettivamente mondi contrapposti, o che appaiono contrapposti quando uno li guarda dal proprio punto di vista, dal proprio punto di osservazione, dalla propria prospettiva, e che però forse quando poi uno si mette dal punto di vista di quello che sembra sembrare opposto appunto agli inizi, e poi in realtà appaiono se non esattamente le stesse cose, perché sarebbe eccessivo pensare, no, che effettivamente tutti pensano le stesse cose, solo che le dicono, no, in maniere diverse, con parole diverse, però che perlomeno ci possono essere dei grandi punti di contatto tra quello che si fa da una parte e quello che si fa dall'altra. Ma questo non è soltanto vero per le grandi contrapposizioni, ragione contro fede o scienza contro umanesimo, è vero anche all'interno delle varie discipline. Ho citato per esempio Platone, no, en passant. Ma non lontano di qui, se uno va in Vaticano, voi direte, ah, insiste, ma questa volta come dal punto di vista dell'arte, andate a visitare le stanze di Raffaello, in una di queste c'è quel grande dipinto che è le scuole di Atene, anche se si chiama la scuola di Atene, in realtà dove sono raffigurate le scuole filosofiche dell'antichità, e ce l'avrete tutti in mente questo dipinto, al centro ci sono i due grandi filosofi, Platone e Aristotele, e lì vengono rappresentati
presentati come contrapposti, perché uno punta il dito verso il cielo, naturalmente Platone che punta verso l'iperuranio nel quale ci sono le idee che non a caso si chiamano platoniche, e quell'altro invece lo punta giù perché ha la sua etica sotto braccio, no? Ed è il mondo reale. Questo è un po' la contrapposizione che c'è fra la religione e la ragione. La ragione parla dell'aldiquà, cioè di questo mondo, quello che indichiamo col dito basso di Aristotele. La religione parla dell'aldilà, che è un altro mondo, appunto, nel caso di Platone delle idee platoniche, nel caso dei religiosi ovviamente, no, di Dio e delle gerarchie che lo circondano, no, e così via. E quindi anche all'interno della filosofia ci sono queste due contrapposizioni, e credo che fosse un poeta, mi sembra che fosse Coleridge, se non sbaglio, che diceva: gli uomini nascono platonici o aristotelici. E questo è interessante perché ti suggerisce l'idea che non è che tu scegli, non è che fai una scelta di campo, dici io voglio essere razionale o ragionevole, oppure dall'altra parte invece no, voglio essere l'esatto contrario, ma è semplicemente la nostra natura che più o meno fa sì che tutti e due abbiamo queste tendenze, però in ciascuno di noi, se vogliamo metterla in termini fisiologici un po' brutali, tutti noi, qui dentro perlomeno, quando poi usciamo fuori c'è da dubitarne, ma tutti noi abbiamo un cervello dentro la testa, no? E questo cervello è diviso in due emisferi. Si è tanto parlato della lateralizzazione delle funzioni del cervello, no? Il cervello sinistro che è quello razionale, eccetera, no? E quello destro, poi le cose sono più complicate ovviamente, no? Oggi forse questa metafora non va bene, ma per quello che stiamo dicendo secondo me funziona, cioè abbiamo tutti e due gli emisferi nella nostra testa, ma questi emisferi anzitutto sono collegati fra di loro, c'è un corpo calloso che li mette in comunicazione uno con l'altro, e se voi lo recidete questo corpo calloso, se fate, no, questa operazione schizofrenica di dividere gli emisferi, succedono dei pasticci, perché uno per esempio parla con l'emisfero linguistico, che è appunto quello sinistro, dice delle parole, per esempio microfono, ma non riesce ad associare alla parola l'oggetto che o l'immagine dell'oggetto che corrisponde a quella parola, e viceversa vede l'oggetto e non gli viene però la parola, o se gli viene non sa che è collegata con quello. Quindi gli emisferi ci sono collegati, e poi ovviamente noi tutti siamo asimmetrici. Se non ci credete, prendete una foto, fatevi fare, se non ce l'avete, una foto presa da davanti, e poi mettete uno specchio in mezzo all'immagine della vostra faccia, no, che a voi appare simmetrica, e vi accorgete come raddoppiando la metà sinistra o la metà destra, ovviamente, no, succedono cose molto diverse, apparite come due persone quasi diaboliche, no, così. Tra l'altro coloro che si pettinano, vedo alcuni che lo fanno con una riga, no, da una parte della testa, io da quel momento adesso mi pettino indietro perché almeno questo non lo voglio evitare, ma se voi avete la riga da una parte e raddoppiate quella figura, una delle due immagini ha due righe, no, con una bella banana in mezzo, no, così, e l'altra invece scompare, no, e così via. Noi siamo asimmetrici in tutto quello che è la nostra fisiologia, compresi i due emisferi del cervello. Quindi certo che abbiamo tutte e due le visioni del mondo, no? La visione razionale, diciamo così, e la visione istintiva, o quella che chiameremo quella scientifica e quella umanistica. Però in ciascuno di noi uno degli emisferi è leggermente, o magari a volte un po' troppo, no, prevalente su quell'altro. E questa idea appunto di Coleridge di dire si nasce platonici o aristotelici vuol dire che qualcuno ha un emisfero che lo porta verso l'aldilà, cioè le idee platoniche, e l'altro invece è quello che ha un emisfero che lo tiene di più nell'aldiquà. Succede ad esempio, appunto questo è un esempio tra i tanti che si possono fare nella filosofia, succede nella letteratura, visto che tra poco Dacia ci racconterà appunto il suo punto di vista proprio sulla letteratura. Pensate per esempio, se si può ancora parlare di queste cose perché sono due scrittori russi, però purtroppo no, che sono Tolstoi e Dostoevskij.
Anche lì due persone più diverse, due letterature più diverse non si potrebbero immaginare. Thomas Mann ha scritto, io non è che sia un critico letterario, eccetera, non mi voglio far bello di cose che non so, però in uno dei volumi che avevo, credo, di Tolstoi, c'era una prefazione di Thomas Mann. E lui diceva, Tolstoi e Dostoevskij sono due mondi diversi, perché Tolstoi era lo scrittore della carne, in un certo senso, della realtà, no, come potremmo dire, e dall'altra parte invece della ragione anche, no, così. Dall'altra parte Dostoevskij era lo scrittore dello spirito. Tra l'altro è interessante perché ricordo che Thomas Mann poi faceva una chiosa, che però detta da lui, che mi sembrava più pendere dalla parte di Dostoevskij che non dalla parte di Tolstoi, e dice, e voi sapete che non appena uno comincia a parlare di spirito, no, e lì le cose cominciano a essere traballanti. Quindi anche lui sapeva che i suoi fondamenti, no, in un certo senso erano traballanti. Ebbene, quelle due letterature in fondo non sono completamente diverse, c'è cioè chi è per Tolstoi, chi è per Dostoevskij, e spesso uno che ama uno dei due scrittori non riesce a sopportare l'altro, no? E anche se poi Tolstoi gli ultimi anni della sua vita divenne come Dostoevskij, no? E infatti quando scappò dall'ultima settimana della sua vita da sua moglie, proprio alla fine, no? Aveva i fratelli Karamazov sul tavolino da notte, no? E così via, quindi alla fine uno può anche diventare, no, il suo alter ego. Io vedo, credevo che padre Enzo volesse dire che stiamo arrivando alla fine, non nel senso ovviamente letterale, no? Anche se poi, no, escatologico di queste cose, ma io lo vedo qua che ho ancora un paio di minuti. Quindi per concludere, quello che volevo dire era proprio questo, no? Che è vero, ci sono contrapposizioni, qui avete un matematico, presto sentirete una scrittrice, una letterata, però sono contrapposizioni che poi a ben guardare in fondo sono semplicemente modi diversi di guardare il mondo, e per fortuna ci sono modi diversi, perché poi altrimenti avremmo semplicemente un pensiero monolitico e la vita sarebbe sicuramente molto più noiosa di quanto non lo sia. Spero che Dacia sia molto meno noiosa invece di quanto non sia stato io, e vi ringrazio per l'attenzione.